La storia che adesso andremo a raccontare in poesia è quella della nascita di Lamezia e nell'insieme viene descritta in un sogno che fa un ricoverato ammalato. E la nascita di Lamezia, come tutti sanno, è sì il padre della nascita di Lamezia e Perugine, ma la nascita reale parte da Monsignor Renato Luisi, il quale venne a conoscenza che andava soppressa la diocesi di Nicastro e il suo amico Aldo Moro suggerì ad egli di fondere queste tre realtà, San Biase, Nicastro e Sant'Eufemia, di far nascere quindi un grosso agglomerato urbano, da qui il mantenimento della diocesi e da qui, ripeto, il progetto della nascita di Lamezia. La storia quindi, velocemente, che andrò a raccontare dal titolo Monsignor Luisi e Perugini hicero Lamezia, però senza Lametini. Chi la vota, chi sa vero d'appendicite, sa operato, ma anche i cani che nuttata che ha passato. Un ubbio l'avia tanto, un ciutissuto che a pitri giorni e pitri notte ave dormuto. Certe volte si pensava che pare che aveva intanto deserto, camminava, arsurato, imbisciolato, e tutto il labbro l'avia asciugato. In ente ragionava, vivia una tazza di brodo e subito ciumava. Stava sempre in tanta veglia, pari a un ubriaco, e proprio da così ad Arturo Perugini si è l'assonnato. Come stavete, cavalè? Pare che ci dicia. E il mussiava, un rispondia. Era come un cazzato, e guardava Stuarto, con un musso ingrignato. Abbocà, pare che Savero dicia. Ma capite perché non rispondete? Non ti rispondo. Vuoi sapere? Mi sento davvero sbottuto. Ma io tanto dannato mo sta cagna e la mezza da Calabria rambeviata. E invece mi assomigliano a recettata. Posso essere contento. E certo che me la niente. E dire che sto paese dove l'hai un tuo cuore. E mi dispiace che a poco muore. La mezza dopo che l'hai giunta, mi assomiglia una ripizzata, una stagliata, pare che tenne davvero una castima mandata, una maledizione. Che sto nella città, madonna mia, ma non rione. E la Lametini pare che su affratellati, ma invece sotto su stagliati. Ma se sto paese era in mano mia, tante cose, sape, un'ipatia, una Brasilia avete da somigliare e non invece un paese dove sapete solo passare. O vieni cascio, con gli uffici sapete tanto allargare che come un capoluogo sapete consare. San Biase, con le terme, l'agricoltura e la era, avete parere una colonna, una regina, una bandiera. E Sant'Eufemia, con la stazione, all'aeroporto e il mare, tutti i turisti là sapevano fermare. Savero, Lamezia, un'orchestra avete parere, Nicascio, San Biase e Sant'Eufemia, meglio Catanzaro avete crescere. Proprio come una grande città, ma tutta Calabria si fermava qua. A stazione, a parecchi, chi gliene venivano, un porto, l'autostrada, o mare, a montagna, a collina, a pianura, agricoltura, boa, leve, luoghi, zuccarecio, i terme, l'archeologia, che stavette essere Lamezia mia, che stavette essere. Invece avevi un bicchiato, ove? Arrubata, maltrattata, stagliata e non poco considerata. Perché sto sapè? Ove, un tasto suono ti è venuto a trovare. Che tegni stintina come una levatina, Lamezia avevo che abbandonata. Pure i paesi vicini l'hanno lasciata. E lo sa che te dico? Sanno risvegliare Lametini, sanno scatturare queste solite catene. I giovani vanno aiutate. L'anziane vanno accompagnate, i amici vanno considerate, scuole, ponti, piazze, strade e palazze, ce ne devo ammigliare, a così la gente si consampara. Caronte, vanno a risviluppare con tutte queste chiacchiere, candere a gara a denare. Però, uve, chi l'ha proverata va cacciata. È stata pure una bella strada. Avesso alberghi, piscine, villetti, ma che ne viene bene si può fermare, solo così la mezza si può osservare. E ste povere montagne, un buon abbandonate, se no pomella e fazezza e soppressate, o ne cande mangiate, sape? Muhanu anche una cosa, pure perché la era, madonna, che si poterà parlare a tutti che c'era a sgargiare, e le cantine. È tornata la raperere, che sicuro vengono a arricchire. Le scuole vanno tutti consate, che sono tutte arrepezzate, ridde sbravicate, l'artigianato è sa perduto, il commercio è sindagliuto, l'ospedale che non ne può parlare, mi dice malate parano tante emigrate.
Oh, don Arto, pare che Savera ha risposto, ma io che posso fare? Sognuno che te è la prima elementare, ho un senso parlare. Ho dice tu, ha risposto don Arto, tu invece tanto puoi fare, basta che quello che ti conto, tu mi torna a contare. Parla con tutti quelli che si ricordano il passato, che si cura ancora una cosa a ponuare, e mo risvegliati, e faccia parlare. Io già non ho visto il sonno, mi indevaio, e ti dico la verità, ma io stancato, a furia mi dico tutte queste cose, ma io dannato. E mo sa che ti dico, mo vai a trovare il collega Scarpino, e l'unzerrio con un becchericcio di vino, a Gianno Sorrente, l'ho già salutato, e con Primerano, Ah, ci ho già parlato. E caro Savero, siamo tutti incazzati, che se mi chiamo tante figli scordate. E mo che ti risbigli? Quello che ti ho detto, l'hai contare. E dice a tutti, quando suono ti è venuto a parlare, e agli politici nostrani, che lì, i prima, e che lì mo, ti raccomando, chiamala dona dono e non ti scordare nessuno. Non accendere sta ambasciata. E dici pure, mo se dono non ha regolata. A Petronio ci parlo io, a Senese e a Pingitore e a Graziella Rega. E vi stasera all'ombra oliata che ne facciamo una bella parrata. Tu chiama affittanti all'Alomoro, a Ciarella da Mendola, a Scalza, a De Polta, a Forgioella, a Talarico e dici tutto questo che ti dico. Ma detto don Arturo Perugini, che la mezza è dolce, è come una giorgiolena, però sta male, sta in pena. È inzuccarata come un rapizzo bello e dove la ragola improfumata e te ne bisogno, ciangi, vuoi aiutata? Un'altra cosa, Saverò, te la voglio dire. L'altra sera andò a paradiso e io ho pregato. E in la messa, con chi ne mai agguolato? Con Monsignor Renato Luisi, un vescovo che insieme a me abbiamo pensato alla mezza e non poco pure a tia. A tia che si di non la meteno. Restata a mezzo cammino, né di Santa Emia né di Nicasso, nemmeno San Biasino. Quando Savero si è risvegliato, ha venuto un dove a mia e sto sonno non me l'ha contato. E io mo che facia? A nessuno dicia. E allora carta e pinna alla mano ed io ho contato questo sonno strano. Paesà, Arturo Perugino è incazzato, che dice che il paese suo è abbandonato. Monsignor Luisa, quando a quando ancora si ricorda e volerà pure mentumato, almeno per tutto quello che ha fatto dopo passato. Mo, Saverozzo, a parola insieme l'abbiamo mantenuta, il sonno è stato contato. O ricogliamo questo paese che è davvero sciaviato. Questo programma è offerto da L'Ottica di Enza Augello. Arriva anche nel centro storico della nostra città con esperienza trentennale. Effettua misurazione della vista, applicazione lenti a contatto, vendita di occhiali da vista e da sole, brand ricercati e made in Italy. L'Ottica, Corso Nomistrano 50, telefono 0968 35 57 34. Pizzeria Origano. Con un impasto di 72 ore di lievitazione, accompagnato da prodotti di qualità di provenienza locale, pizza in teglia, rotonde e rosticceria anche da asporto. E inoltre potrete gustare ottimi antipasti. La pizzeria Origano organizza anche le vostre feste, buffet, battesimi e tanto altro. Vi aspettiamo in Via Giacomo Leopardi numero 35 a Cartolo, Ferrolet Antico. Origano, tradizione e qualità. Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Conte, ormai resterò in politica. Conte, e se c'è già in politica Conte? Non è Conte, Presidente? Sì, l'allenatore dell'Inter. Ah, allenatore dell'Inter. Oh, ma queste squadre tutte a negozi stranieri davanti. A Roma faccio che la pigliata.
Ma sa proprio la con la mezza ancora buono. Ma venire anche un genese. Ma c'è se una squadra subito in Serie B, ma gli terra subito in Serie B. Perché quando avevamo fortuna da mezza non. Mamma renda mia. In la hosta si mette in la hosta da me. Non ne va a sale. Oh no, tu. Ecco qua. Che mi aspetta stasera a me. Oh. E mamma mia. Che? Sono invitato a una parte con Veno Parrasolo, cioè Veno a morire, che lo ha, dove c'è che manca Veno l'autore. Bianco, rosso, verde, giallo. Stasera non devo solo un bicchiere che faccio solo un brindisi. Due brindisi devo fare. Faccio due brindisi, un bicchiere di vino e basta. E dopo mangio solo e bevo acqua o gazzose, quello che c'è. E se no, almeno la chitarra da solo. E io quando sono ubriaco, la chitarra da solo. Io serio suono e canto. Perché quando si sobria suona la chitarra. Aspetto io, va. Aspetto io. 31 dicembre. Siamo in onda? Ah, siamo già in onda. Che... E io lo sapevo. Ma come ne hai parlato? Hai detto una parolaccia brutta. Vabbè, la potremmo sempre scancellare. Scancellare o cancellare? Si dice cancellare, non scancellare. Non è meglio scancellare. Non è meglio scancellare. Sì. Comunque, prima di cominciare, signor Tonino, ti manda tante saluti alla signora Teresa. Saluta Massai a Tonino, signor Teresa. Te l'ho salutato. Ma sembra la stessa. Teresa, dai, detto in diretta, no? Se io sento. E la salutiamo. La signora Teresa. Ma pure ieri mi ha detto la signora Teresa. No. Ieri faccio. No, non ti hai detto Angelo perché ti hai detto ieri. No. E poi salutare no, la signora Caterina. Si vede marito e moglie, ma l'ho vista adesso, vedo. Cioè, guardate come io c'è mia moglie che non si stanca a vedervi. Io non lo so. E momi ci hai messo pure io, mi ha detto proprio così. Ci vogliamo bene. Auguri e buon anno. Auguri a tutti. No, Tony, è giusto, a chi stanno a salutare? Che se che ne vedono, non che ne con ne vedono. Auguri. Io ti hai salutato, io ma io non ti ho visto, e non ti saluto più. Noi dobbiamo salutare chi ci vede. Io la penso così, poi Tony, tu non lo so come la pensi. Sì, come dire. Ok. Oggi l'hai detto tu, 31 dicembre. E la. È la fine dell'anno. Siamo arrivati. Domani siamo al 2020, ragazzi. Siamo al 2020, ancora non stiamo concludendo niente. Ma dove, quando siamo arrivati? Al 2050 siamo arrivati. In che senso non sta concludendo? Non c'è niente, è una cosa fitta. La spazzatura che ce n'è spazzatura. Noi paghiamo le tasse e ancora c'è chi la plastica dandovi abito io, perché ne è plastica. E non fumare che ti ammazzo fumare. Fai questo sacrificio. Fai questo sacrificio. Vai caro, vai. Vai, piano piano. Vai. Vai signor De Grazia, vai. Tonino, allora. Ma guarda, non c'è niente. Non c'è niente di che. Eppure... Voglio dire, Albi, mi hai dato la stura, come si dice, per aprire un discorso e rivolgermi ovviamente al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali. Io stamattina, prima di venire qua per la consueta rassegna stampa, mi sono fermato a parlare con un mio caro grande amico Luigi, che saluto. Salutiamo Luigi. Sì. Lo saluto assieme alla sua famiglia. Tutti quanti. Brava persona, Luigi. Affettuosamente. Sto parlando di Luigi Russo, che sapete, imprenditore di spiccata. Voglio dire lungimiranza, E parlando così tra il serio e il faceto si parlava, ma
giustamente mi suggeriva, ma visto che gli amministratori in ogni circostanza dicono per la Mesia, praticamente dobbiamo lavorare per la città, dobbiamo impegnarci per la città, ebbene non sarebbe male se per un paio d'anni, per esempio, create una sorta di cassa, chiamiamola così, impropriamente, e i gettoni di presenza di tutti i consiglieri comunali, l'appannaggio mensile degli assessori e anche il contributo del sindaco, voi vi accorgete che alla fine dell'anno si arriva intorno a 100-150 mila euro. Per un paio d'anni arriviamo a 300 mila euro. Fatevi il calcolo con la macchinetta, che è così, 150-300 mila euro, e allora si potrebbe cominciare ad organizzare qualcosa di decente. Visto che c'è qualcuno che si lamenta della serata di questa sera, pretendendo non so che cosa, i cittadini non mettono mano alla loro tasca. Io mi ricordo il comitato che organizzava le feste di Sant'Antonio, cose eccetera. I cittadini contribuivano, i commercianti contribuivano forte, in maniera notevole, e gli imprenditori. Adesso né cittadini, né imprenditori, né commercianti, per la verità, mettono mano alle loro tasche, però pretendo. Intanto io questo ragazzo non lo conosco, io sono molto chiaro, non lo conosco, però io stasera, se riesco per la prima volta dopo 30 anni, se riesco fisicamente, mi sento bene, uscirò su Corso Nomistrano. Sarò anch'io della partita, ma anche per incontrare qualche amico, dare gli auguri, eccetera. Però voglio dire, che cazzo pretendete? Sui social vai a vedere, c'è sempre la critica, sempre la pizzicata. Tutti quanti con il culo stittato, con la colla, super seggi, tutti che chi non vale, chi non serve, chi è così, chi è colà, tutti che pontificano. Mo' sta arrivando, questo è l'ultimo giorno dell'anno, per carità di Dio, da domani cangiate capo, perché molti, per la verità, che si esercitano, no, non mi caga nessuno, basta vedere anche i commenti, e allora riposate. Noi all'amministrazione, questa mi piace, questo suggerimento, quindi lo chiudo qua, visto che amate la città, create un fondo cassa e in un paio d'anni abbiamo una somma decente da poter, voglio dire, spendere per, visto che tutti quanti sono cantanti, lui c'erano abituati alla media, buono cantanti, eccetera eccetera. Ma soprattutto con i 300.000 euro di cui parlo si può mintire una stella d'acqua d'Ausano, una lampadina d'acqua ridda, due lampadini a San Pietro Lamedino. Perché dovete fare questo? Why? Perché io su questo non transigo. Vi manderò a fare in culo dal 1 gennaio al 31 dicembre del prossimo anno. Su questo non dovete avere dubbi. Va bene. Dopo questo pistolotto, io non ho voglia di fare pistolotti, specialmente pure in questo periodo. Però mi tirate da capizza. Allora, signor Alberto. Mi tirate le parole della bocca, si dice.
Si dice? Si dice. Beh, hai detto tu. Comunque, prima di andare al forismo. Che bello stamattina, andiamo a dire qualcosa. Alla pubblicità. Alla pubblicità. Al mio, non ti dico niente. Non mi dire niente. Origa, pizzeria, da Porto. E vi dico solo, organizzazione dei festi. Da Sporto, ho detto. Organizzazione feste. Compleanni, battesimi, cresimi e comunioni. E vi dico la via. Via Giacomo Leopardi 35. Cardolo Ferroletto Antico. Il numero 0968 34 0002. Un numero di cellulare 340 71 78 509. Andate, che fa pizza veramente speciale, veramente brava. E le salutiamo a tutto lo Stato. A posto. Non nemmeno ascoltare. Già hanno capito tutti. Hanno capito tutti, hanno no? Hanno capito tutti. Vabbè. Chi sei importante per l'attività? Hanno capito. Guai è quando non capisce. Che te lo vado. Va bene, vai. Beh, stamattina, bella giornata sanizza. Allora, andiamo al forismo di stamattina, che dice questo. Il dono della serenità è nascosto nel cuore di ciascuno di noi. Bene, lo dice Paolo Coelho. Coelho. Questo. Il dono della serenità è nascosto nel cuore della serenità. Della serenità. Serenità. Nascosto nel cuore di ciascuno di noi. Di ciascuno di noi. È bello, vero, no? Ma mi salutate che da di casi riposi, vecchiarie. Salutiamo tutti i vecchiarie. Noi vecchiarie li chiamiamo i nonni. Salutiamo tutti i nonni della Tamburella e salutiamo il nostro amico Tamburella. Tamburelli e salutiamo il nostro amico Raffaele Raffaello Sanzio. Clocchi. Antonello Clocchi. Clock. Ma come si dice? Clock. Co. Cli. Ah, coccrite. Come? Coccrite. Ah, Antonello Croc. Coccrite. Coccrite. Beh, Antonello l'accetta, come chiamiamo? Ah, sì. E poi salutiamo gli amici, i nonnini della cosa, della casa Don Bosco, Sant'Antonio. Di Sant'Antonio, certo, quello veramente. Tutti i vecchietti ricoverati. E poi, Tone, salutiamo tutti i bambini che sono ammalati, che ci sono bambini malati. Poi salutiamo, signori, mi guardano, stanno tutte bene. Noi vi diamo veramente un augurio, il 2020, mi fioriscono i fiori, mi fioriscono inverno ed estate. Mi fioriscono tutti i rose, mi fioriscono. Ma capito quello che voglio dire, no? Io? No. No. Voglio dire, il 2020, mi va tutto benissimo. Ah. Va tutto bene, perché si dicono che fioriscono i fiori ad inverno e ad estate. Pure che all'autunno cadono i fogli, no? Mi restano. Io credo che. Ermatica. Ermatica perché non ci hai capito la mano. Ma non ride che ti dico. No, è la cava, è sotto la rete, come da storta. Dice che una mano la vagliata, dare pure. Sì. Allora, tanto. Detto questo, Donè. Salutiamo il nostro. Il nostro pastore che è pastore ad Adrano. Ad Adrano, lo so che è ad Adrano. Io questa sera mi permetto, perché gliel'ho chiesto, di farci una telefonata e gli do gli auguri in diretta, perché gliel'ho detto. In diretta? Se mi permetto. Ma che agenda è una trasmissione stasera? No, in diretta. Il telefono lo chiamo in diretta, no? Stasera. C'è una telefonata che gliel'ho detto. Mi ha detto accetto tutto. Mi puoi chiamare, mi ha detto, e lo voglio chiamare. Prima che mi risponde. Vabbè, è certo. Solo che da mezzanotte in poi la linea sarà intasata. Mamma mia. Quindi non ti pensare, eh? Perché dopo mezzanotte deve chiamare, no? A mezzanotte precisa. Ci saranno problemi, non ti pensare. Le vedi vasate, stanno tutte stasera vasate. Le vedi ipocrisia. Devi ipocriti, auguri. E a questi ragazzi, questi giovani vi sta raccomando. Vergogna. Che poi escono, Tonino. Eh? Vanno, dopo mezzanotte vanno, escono.
escono ma che va, io prima ti ho detto che va, ho... fanno... vediamo se riesco. Non succede niente, queste sbombe, vi raccomando, lasciate stare queste sbombe che sono pericolose. Ma poi no, questa cazzo di lamentela, no? Una volta si stava, Tony, ti ricordi tu che una volta che si stava a notte di Capodanno? Così, sbombe non ti sentivo, stavano più alta, cassalori, cose vecchie. Erano usanze, la tradizione. Erano usanze che stavano in piatta, bicchieri, cose vecchie. E poi lo voglio dire, no? Anche sui social, no? Cioè, molti si lamentano. Sono stati i botti. Cioè, nonostante l'ordinanza del sindaco, dalla vigilia di Natale fino all'Epifania, tantissimi pezzi di merda di questa città si sono divertiti con sbombe, bombette e tricchitrac. Ma che cazzo c'entra l'amministrazione? Che cosa c'entra? C'è qua, c'è qualcuno, più di qualcuno, che trova sempre lo spunto, mu si viene appizzicato con questo cazzo di mascaro. Ma se non vi è simpatico, non ne parlate affatto. Ma ditemi cosa c'entra, ma è proprio una violenza all'intelligenza. Chi c'entra è lo sindaco? No. Se stanotte, sicuramente al 100%, ci sarà l'ira di Dio, sì. Come sbombe, pistonati, sbombe, cose, eccetera. Che c'entra? Che mettiamo? Un vigile urbano e un poliziotto per ogni famiglia? Ma fatemi capire, contro la stronzaggine non c'è medicina. È la stessa cosa dell'ordinanza che regola la questione della spazzatura. Si caccia gente che parte la mattina con la busta andata alla macchina e la iesta al primo angolo di strada. Cosa ci può fare l'amministrazione con la capo malata? Questo non significa che io giustifico l'amministrazione sempre e comunque, non me ne fosse nulla, però io voglio dire, non voglio passare picciuto. Scusate, amministrazione non c'entra niente. Cangiate capo con il 2020 e vedete che le cose poi andate a guardare, le vedete sotto un altro aspetto. Certo. È così, invece no. Ogni cosa, noi siamo protagonisti di cazzate. No, i cazzati li combiniamo noi. E nonostante questo non abbiamo con l'amministrazione. E poi magari sui social le fanno i filosofi, tutti i filosofi hanno. Se guardate le liti che supa su Facebook soprattutto, che c'è lì? Per l'amor di Dio, tutti illibati, ma tutti bravi. Tony, ma il sindaco l'ordinanza l'ha fatta, l'ha detto. Vi raccomando, non sparate, non facete, che è pericoloso, l'ha detto. Poi all'altro, giustamente come hai detto tu, se io stai a sentire è un'abitudine, una tradizione, ma a me non sparare, come non volete sparare, Tonino, a Napoli a Napoli De Magistris si può fare 100.000 ordinanze, allora sì, non c'è niente, non c'è niente, no? Hanno fatto l'ultima bomba là che hanno chiamato Ringhio come Gattuso, in onore di Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, che è una bomba che ha assaltato un palazzo. Cioè, voglio dire, da che ci può fare? Purtroppo è una tradizione che sbagliata, perché poi ci sarà un bollettino di guerra che andremo a leggere. A chi lui ci ha assaltato la mano, a chi lui lo irrita, chi lo ferite dire in ospedale, anche gli sbagli hanno sparato al barcone da Moroto e così, e quanto è capitato? Questo succede, un bambino pure, questo succede. Ma perché speriamo di, no, facciamo l'appello, no, perché c'è questa campagna, divertitevi, no? Però vi sapete anche per i cani, perché gli animali soffrono sì, i botti eccetera, perché molti cani scappano, poi si perdono, sì, è vero. E quindi succede sempre che, però, perché si cadere negli sbombi, si usano dei cani.
Perché Donè, gli animali lo sentono per non so quante volte, una volta. C'è stella mia. Noi cosa possiamo dire? Divertitevi, sappiatevi divertire. È chiaro che il nostro appello va a farci strafottere. Perché i cudicaggi, ma appello nuova. E stasera non c'è una bomba. Io posso dire una cosa, di quando io ho conosciuto, che hai cominciato a capire la vita, non ho mai piato un cecchetà che mi sparo, mai, che mi hai sempre spagnato, te ne credimi. Ma cosa ci sparare? Allora. Andiamo, è il nostro suocero, l'abbiamo salutato. E c'è. E poi. Andiamo. Andiamo forte, eh! 02 chi è? Ancora. La mattina sono richiesto dappertutto. Milano, Bologna, Firenze, Roma. Ma chi saranno? Beh, 69 ore, che era? Eh? 69 ore. Vabbè, andiamo. Andiamo ai, anzi, prima di andare ai santi, Tony, poi mi demerito. Subito. Perché? Pizzeria L'Incanto del nostro Pietro, mi raccomando. Vedete solo il numero, Telefono 0968 45 124. Consegni a domicilio. Insomma, ordini da buffet, cerimonie. L'Incanto è una pizzeria, non è pizzeria. Preparano un buffet per cerimonie, e poi consegnano a domicilio, che non è una buona idea. È una buona idea. Va bene, e salutiamo il nostro Pietro e tutto lo staff. A posto. Andiamo ai santi. Stamattina i santi sono questi. San Silvestro primo Papa. San Silvestro questa sera. San Silvestro. No? Questa sera, stanotte. Bellissimo. Poi San Colomba di Sant'Ergine Martiri. Aspetta, dammi guardare. Di Sens, che vuol dire Sens? Di Sens. Di Sons, sarà un paese. Sons. Vergine Martiri. Poi Santa Melania. Bello il nome Melania, è bellissimo. Sì. San Melania la giovane, questa era giovanissima, la giovane. Beh, il tempo lo vedete. No, tempo oggi, vedete. Domani si è alzata la temperatura, Si è alzata un po' la si temperatura. Si è alzata, sì, no. Cioè c'è il sole dappertutto. Non fa tanto freddo. Grazie, sì. Signora. Le sucre. Lo zucchero. Sucre. Merci. Merci. Cos'è? Merci. Carata, dal nostro amico Luigi. Io non te ne mando la pubblicità, se tu permetti. Così è la scaletta. Così è la scaletta. Non è che lo permetto io. È la pubblicità a fra poco, vi raccomando, non vi spostate. DST Television. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme, e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Staglianò, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. A due passi da Corso Nomistrano, nella scalinata della storica Piazza Mercato Vecchio, è situato Fab Food & Beer. Localino dalla tipica cucina calabrese, con i piatti di una volta rivisitati dal nostro chef, a cui abbiamo abbinato i vini delle cantine del nostro territorio. Inoltre vi delizieremo con i nostri panini, la friggitoria e le birre artigianali, sapientemente scelte per voi. Fab Food & Beer ci trovi in Piazza Mercato Vecchio 7 alla Mezze Terme. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! Com'è che non ho capito, Nanara? Non fammi capire, mo. Di cui tu mi hai chiesto a Sanremo se ci viene anche mia. No, lo sto chiudendo perché. Aspetta. Se viene anche mia moglie, certo, ho detto di sì. Perché tu vai a Sanremo, sì, no? Sì, vado a Sanremo, sempre se Dio vuole, di carabinieri.
Io dico, se ti vuoi, Carmine, a un certo punto non ci faccio, gli faccio anche una fessaria. Ah, quindi vabbè, ma avrai modo, sì, di divertirti, no? E faccio la... Diciamo... È importante, però ci deve essere tua moglie. Sì, no, no, mia moglie c'è. E se no solo non c'è io, ti dico la verità. Sì, quindi praticamente io... una possiamo, possiamo definirla una luna di miele. Una luna tu... di miele, bravo. Non l'ho fatta. Che non l'hai fatta all'epoca, ti avevo detto quella Vespa 50. 50, vedete. Quindi farei una luna di miele, ti raccomando, poi, non ti affaticare troppo. Il mio editore mi ha affittato una stanza che ha comorato per un balcone. Non è che ti ha affittato, ti ha prenotato. Beh, mi ha prenotato una camera, dice. Parla bello bello, perché là a Sanremo, ti raccomando. Non mi capisce. Ti ha prenotato una camera vista mare. Vista mare. Eh? Vediamo con bene domani, ma in casa domani bene mi annega tutto. Oh, mica vista mare. È bellissimo. Tu immagini con Mugliese al balcone, alla finestra, abbracciati con il mare, no? Magari con c'è pure un tuo frigorifero, c'è lo champagne. Champagne, ma facciamo. C'è lo cosa e tu agi di questa maniera. Ti zimbelle. Oh, mamma, ma non vedo l'ora, va. Stai contando io, l'ore, manca io, l'ore. Vabbè, per te è una bella esperienza, dai. Dovevo andare con l'aereo, perché il mio editore mi pagava l'aereo, a me e mia moglie, me l'ha detto. Ma poi, dato che l'aereo apparecchio, parliamo in dialetto, apparecchio si chiamava a Roma, e poi dovete pigliare un altro per Genova, e poi viene a venire come pigliano a Genova. Ma vai da bene, tu mi dovevo pure io, con la manca la lui. Mi piglio un sonnifero, mi durmo, che mi spavano. Con la macchina? Sì, con il furgone parte, con il furgoncino. E con il furgone ti spagni? Io sei mamma. Ma con il furgone tu hai modo, ci dici, o Giovanni, il mamma, un attimo. Sì, il mamma, Aggi di 100 km e mi danno ristorante. Sì, Tonino, hanno... c'ho più difficoltà per la gamba io, perché stare sempre piegato così con la gamba, a me poi il ginocchio mi fa male. Ogni tanto la devi pure addirizzare così. E a mi scendere ogni 4 ore, almeno ogni 4 ore i magri che agiamo, 10 minuti a mi scendere. E tu lo faranno, dai, non ti ricazzate. Va bene, allora, vedo qua dal telefonino che ancora siamo in orario, quindi non abbiamo, nonostante abbiamo parlato assai. Siamo in orario, sì. Tony, allora che cosa faccio? Ieri c'è stata... È uscita fuori una brutta notizia, ma ne parliamo con Giovanni. Sì, ne parlo, una notizia clamorosa per certi versi. Quindi, è vero, quindi cerca di mettere. Va benissimo, allora vi presento i miei editori, Giovanni De Grazia. Come hai presentato tu? Allora, sai, andiamo a dubbio. Buongiorno Tonino, buongiorno direttore. Come va? Buongiorno Giovanni, come va? Stamattina hai fatto dei discorsi che mi sono piaciuti. Sono dei discorsi che mi sono piaciuti e condivido tutto quanto. Grazie. Anche se io i social proprio non li considero, non ci sono. Però diciamo fanno la loro parte in questo periodo. La notizia clamorosa. Dimmi la notizia, Donino, andiamo avanti, che oggi è la fine dell'anno. È clamorosa. Sì, sì, in prima pagina diciamo. Parliamo di un prefetto. Sì, ma anche sui social sta imperversando questa notizia. Parliamo del prefetto con la mazzetta in borsa, così dice il titolo. Allora, Paola Galeone avrebbe chiesto denaro a un'imprenditrice di Cosenza che ha denunciato tutto alla polizia. Fatto gravissimo, veramente di una cosa non giustificabile. Per giustificare la consegna dei soldi pretendeva una fattura fittizia. Qua stiamo parlando di un prefetto, Tonè. Giovanni, noi siamo, come al solito, partiamo dall'assunto che siamo dei garantisti. Certo è che questa imprenditrice ha fatto bene, ha parlato con i familiari, ha parlato con la polizia ha messo in campo la tecnologia, no, facendo anche le fotocopie delle banconote, eccetera. Il tutto è avvenuto in un bar, c'è stato questo diciamo passaggio di buste eccetera, tutto quanto voglio dire ovviamente opportunamente registrato, girato il video eccetera,
ed è un fatto di una gravità inaudita, stiamo parlando di 700 euro. C'è un prefetto. Un prefetto. Cioè una sì, un prefetto. Il prefetto praticamente rappresenta lo Stato laddove opera. Cioè io mi auguro che la dottoressa Galeone possa chiarire, dimostrare tutto. No, veramente ci mancherebbe. Sembra l'assurdità. No, è di una gravità inaudita. Guarda, a me mi è venuto un pochicello, sai, i brividi di cose, no? Cioè, ogni giorno non deleghiamo una, come mi aria. Come mi aria. Come mi aria. 700 euro, pua. Tra parentesi, boh. Cosa, altra notizia che praticamente i nostri telespettatori sicuramente avranno visto nelle TV generaliste, c'è Genova a Liguria che non ha pace, praticamente da una galleria che è caduto, no, ondoline, cose eccetera. Secondo me questo fatto delle gallerie, dei ponti della Liguria è dovuto al fatto che Albino verrà a Sanremo, non lo vogliono far arrivare a Sanremo perché dovremmo evitare parecchie strade quest'anno. Ma guarda che tra Ponte Morandi e quell'altro viadotto che è caduto, la galleria. Quest'anno per arrivare a Sanremo bisogna fare mille variazioni, proprio quest'anno che c'è Albino, che dove andate, ma va bene. È una cosa, è una cosa incredibile, si è evitata una strage, sai che la galleria pazzesca, non solo, ma stamattina io mi alzo presto per mille per ovvi motivi, ho aperto il televisore, pare che c'è stato un incendio sul cantiere nuovo del ponte che stanno facendo. Tu mi c'era l'umorante, quindi... Sì, veramente assurdo, donna. È un bene mugliato all'Urdes. Ma tu ci credi che ogni volta che faccio un viadotto a livello nazionale, penso sempre al ponte, quando sento vedi che quando passi con la macchina, ti viene la paura, mo. No, Giovanni, Allora, andiamo avanti, andiamo alla pagina della mese. Parliamo di... ne hai parlato già prima tu della serata di stasera. L'articolo del Quotidiano del Sud dice Capodanno grazie all'associazione, iniziativa a fine anno a costo zero per il comune, il concerto al teatro offerto dalla Macalabria e la Mezza Europa e Coipa. Allora, torniamo sempre al discorso che ho fatto prima, dato che amano visceralmente la città i nostri amministratori, che mettessero da parte una quota, ma diciamo per l'anno prossimo, quest'anno è stato l'inizio, ma cominciando il 1 gennaio al 31 dicembre mettono in cassa almeno 120-150 mila euro, un bel biennio è sempre un bel contributo. Quest'anno però non si poteva pretendere di più, anzi bisogna ringraziare questa associazione, devo dire che hanno messo la loro disponibilità e anche qualche sponsor per organizzare la serata di stasera. No, ovviamente il comune ha collaborato nel patrocinio per la parte che spetta, no? Anche se devo dire che stamattina in prima ora mi sono arrivate le notizie che ancora nulla è stato autorizzato da parte della commissione. Speriamo che tutto vada bene, sicuramente insomma daranno la notizia, però ancora stamattina non si montava il palco per motivi di ordine pubblico. Eh sì, perché c'è siamo sempre pure il problema questa famosa ormai circolare, no? Gabriele. Allora, vedete che abbiamo parlato, prima ho puntato l'indice contro i cittadini, eccetera, l'ordinanza e se ne fossero, eccetera. La polizia locale ha intensificato, dopo l'ordinanza sindacale, i controlli e ha elevato 10 sanzioni per l'abbandono illegale di rifiuti. Chiaramente la polizia locale per contrastare il fenomeno può fare poco. Pensate, fra un paio d'ore andranno in pensione altri due miei ex colleghi. Facciamo i migliori auguri innanzitutto per l'obiettivo raggiunto e una futura pensione che se la godino. Sì, si tratta di Torino Sicilia, che saluto affettuosamente, di Puglia, di Gianfranco Puglia, quindi andranno in pensione, auguro loro il meglio, e quindi il comando andrà ancora a depauperarsi, perdere unità. Quindi dal comando della Polizia Municipale a breve non si può pretendere più nulla.
Io quante volte ho detto qua in rassegna stampa che ci sono 100 plessi scolastici e tutti i presidi o i direttori didattici vanno a vigile vicini ai strisci. Secondo me si dovrebbero ancora di più muovere, già lo stanno facendo, le associazioni che garantiscono la sicurezza dei ragazzi quando entrano a scuola. Io mi auguro che lo Stato, Giovanni, lo Stato, io mi auguro che, anzi mi rivolgo, non lo faccio da tempo, a Domenico Furgiuvele, che saluto e do gli auguri, e a Pino, sto parlando degli onorevoli che ci rappresentano, perché ci rappresentano dei 5 Stelle, Pino d'Ippolito ha fatto bene a suggerire Domenico, perché ho avuto un vuoto di memoria. E signori miei, la Meggia ha bisogno di provvidenze, la Meggia ha bisogno dello Stato per uscire fuori dalle secche, dalle sabbie mobili. Non è che il comune di La Meggia si può riprendere, no, Casisa la mattina, Paolo Mascaro, inasprisce i tributi, aumenta i tributi. Acqua, spazzatura, occupazioni solo pubbliche, eccetera, eccetera, mo ricogliamo denari. No, caro Stato, un concorso, o potremmo fare alla mezza, un concorso nei vigili urbani, un concorso per altre figure amministrative all'interno del comune. Secondo vi cazzo diamo? Non dimenticate che sono andate in pensione più di 50 unità. Ci sono alcuni uffici importanti che non hanno un dipendente, e sto parlando di uffici importanti dell'urbanistica, dei lavori pubblici, eccetera. E le difficoltà qua sono, io mi rivolgo agli amici, io vi ripeto, sono il primo a criticare Paolo Mascaro, l'amministrazione, gli assessori, i consiglieri, eccetera, però dobbiamo essere anche un po' seri, cioè dobbiamo anche pensare, come umano, e mi dire come riescono a fare. Quindi caro Paolo, vedi, con Furgiuele, di Ippolito, speriamo che qualche al consiglio regionale ne abbiamo tutti, G13 che si presenta, almeno due dovrebbero andare, mi auguro. Speriamo, caro Paro, cioè, e mettiamo là a Palazzo Campanella, non premiamo quelli di fuori, la mezza resta scoperta. Questo mi auguro di no, perché veramente poi siamo agli assurdi. Insomma, vedete qua, io cosa posso dire, ripeto, ci vuole anche un po' di buongiorno, ci vuole anche un po' di cosa, no? Di saggezza, di cosa, non dobbiamo esagerare. Tony, qua c'è un articolo, c'è stato la crisi economica, sappiamo, ha ridotto le partenze dei lametini. Viaggi in calo per fine dell'anno, tipo scegliere le mete esotiche. Però guardate, c'è stata la crisi a livello lametino dei viaggi, perché insomma costa meno, per esempio, un viaggio andare a New York che andare a Bologna, a Milano, è una cosa assurda. Però voi magari spendendo 400 euro riuscite ad andare oltreoceano, no? Però c'è anche un lato positivo per quanto riguarda lo scalo lametino, che è uno dei nuovi scali italiani più richiesti al mondo, e questo, diciamo, ci fa piacere. Perché Giovanni, ripetiamo sempre, però, per amore di verità, che è un punto di partenza, capito che ti voglio dire? È vero che dice, è uno degli scali italiani, uno dei nuovi scali italiani, è uno degli scali più richiesti, d'accordo. Però poi diventa, ti accorgi che diventa un punto di partenza. È uno scalo di transito. Hai capito? Non un punto d'arrivo. E io ieri, guardando il telegiornale, loro parlavano di stiveglioni, agriturismo, cosa. Ma scusami, 48 milioni di visitatori ha avuto Firenze. 48 milioni. Ma sul numero. Cioè, Giova. Vabbè, parliamo di Firenze oggi. Allora, l'amministrazione deve rimboccarsi le maniche e fare in modo che la nostra città
abbia qualche attrattiva. Poi c'è una nota che io purtroppo devo essere polemico, andata da dimenticare, parliamo delle agenzie di viaggi, hanno riscontrato un crollo delle richieste rispetto al passato. E grazie, ve lo dico subito, perché se io vi faccio un esempio, devo prenotare un volo per Milano, Bologna, ma anche per fare un viaggio, una crociera, qualsiasi tipo di viaggio, adesso ci sono i social, basta andare su internet e scegli il prezzo e fai quello che vuoi. L'agenzia di viaggio, ahimè, purtroppo, se io vado a fare un biglietto a un'agenzia di viaggio lo pago molto di più. È ovvio che uno paga, lo fa via internet. Ma ormai con i social si ha tutto. Perciò l'agenzia di viaggio, cioè se io devo prenotare un volo, come è successo, dovevo prenotare un volo l'altra volta, all'agenzia mi costava 120 euro, io sul social, sul internet l'ho trovato a 35 euro, Tony. Perciò io capisco che giustamente voi ci dovete guadagnare, però ecco, già i social, internet vi hanno penalizzato, perciò non sono i viaggi che sono calati, diciamo, il problema è che ormai via internet si fa tutto, ognuno fa da sé. Come l'e-commerce, no? Un cielo commercio online. Il commercio online sta avendo un boom. Purtroppo anche le agenzie stanno scomparendo. È un crollo. Anche le agenzie stanno scomparendo. È un crollo delle vendite nel commercio che conosciamo. Quindi, perciò io non dico che c'è stato un crollo di viaggi. I viaggi ci sono, perché se voi andate su internet, vabbè, c'è la crisi, e siamo d'accordo. Però c'è la crisi perché le agenzie di viaggio, la gente non ci va più, Tony. Ma sì, perché ormai col telefonino uno a portata di mano. Allora, mangiamo una pizza, cioè, e ti portano una pizza. Va su Amazon e ti pigliano un vestito. Va su Baghile e ti pigliano una bicicletta. Ma insomma, cucchito. Ma su tutto, si va da qua, si fa da qua. Io l'altra volta dovevo andare a Roma, sono andato all'agenzia della Mesa, quanto costava per andare a Roma in agenzia? Costava 80 euro, 75 euro, donne, con la freccia a Matena. Stiamo parlando di 150 euro del vecchio Conio, donne. Sono andato su internet e l'ho trovato con 30 euro. E io parto tu stesso. Anzi, mi ho dato pure la prima classe, donne. E qui. E questo, capiamo la lamentela. Però purtroppo vi hanno penalizzato i social ormai via internet. Ringraziamo D'Albino che ci ha messo, poi che stiamo tirando sta cosa, e lui non aveva raggiunto il microfono. Era, insomma, per quanto riguarda l'aeroporto ci auguriamo che poi venga di più conosciuta la Mesa con un giro turistico, qualcosa, promuovere di più la città della Mesa, che non diventi solo un aeroporto di scalo di partenza. Per esempio, mi fa piacere, però la Mesa... Leggevo ieri che stanno organizzando il cammino basiliano a Cosenza, lo stanno organizzando. È una camminata a piedi di almeno 950 chilometri, ovviamente a tappe, eccetera. Ho notato che tra tutti i paesi, città, eccetera, manca la Mezzia Terme, come al solito. Eppure alla Mezzia Terme possiamo offrire. No, possiamo offrire, stiamo parlando di fede, cose eccetera, possiamo offrire anche dei posti molto belli. Ecco, l'amministrazione riguardo a questo cammino basiliano, visto che sono ancora è a livello embrionale l'organizzazione, e allora voglio dire, farsi sentire e inserire la Mezzia tra questi paesi. Perché su tutti, praticamente a piedi 955 chilometri, no? Ed è una cosa molto bella, quindi figuratevi, tutti quelli che partecipano, quindi B&B, alberghi, quindi locande, ci sarà anche un movimento dal punto di vista economico, no? E quindi l'amministrazione anche in questo potrebbe farsi sentire. Come mai non avete messa a nua a mezzo di 100 paesi eccetera, quanto su? C'è stata una bella iniziativa, risuona la campanella dopo mezzo secolo, gli ex alunni della prima B della scuola Maggiore Verdi si ritrovano dopo 50 anni, e sono belle cose, no? Tornare sono belle cose, sono belle cose. Io per tantissimi anni ho cercato di organizzare
un incontro con i miei ex compagni di scuola delle elementari e un signorio uscito. Poi c'è sempre questo vile gesto fatto a Piazza Nessa Curinga, ne abbiamo parlato pure ieri, l'intera comunità è indignata per il presepe vandalizzato, se parliamo dei pastorelli con, diciamo che sono state amputate le braccia, diciamo. Ma non temi, che mi dire questi gran cornuti. Poi c'è stato... A Briati che è successo la stessa cosa, sì, no? Il caso della statua della Madonna vandalizzata, c'è stato uno scultore, c'è uno scultore disposto a restaurarla, no? Si chiama Tonino Gaudioso e lui afferma: la riporterò nuova. Bravo. Ecco, quindi complimenti e bravo a questo gesto di grande altruismo da parte di questo artista, eccetera. Allora, poi c'è una visita della Sua Eccellenza Giuseppe Schillaci, è stato il regista Carlo Callei che è andato a fare visita. Conoscete Carlo Callei, il famoso regista italiano, che gli ha consegnato pure una copia del film che ha girato per Padre Pio. E il regista Callei incontra il vescovo tra spiritualità, arte e impegno sociale. E vi ricordo che l'artista lamentino ha avuto la nomination per il Golden Globe come regista. A proposito di Golden Globe, ma a me che il Golden Globe mio, quando muoio? È già pronto. Non mi dice solo che è Cannavale. Allora, abbiamo finito, guardate. Bene, abbiamo finito come... Due minuti prima della incursione di Albino, vi vogliamo esprimere gli auguri più affettuosi. Vi vogliamo bene, speriamo, non lo so, purtroppo si dice sempre così, ma speriamo che il 2020 porti in ogni casa felicità e serenità e la salute. Salute, serenità anche dal punto di vista economico, sperando che tantissimi sogni vengano esauditi. Cosa possiamo dire? Speriamo nel buon Dio che ci aiuti tutti quanti. Io, per quanto riguarda il nome mio, vi ringrazio tutti per aver seguito tutto il 2019, è stato un anno molto bello a livello televisivo, perciò scusateci se qualche volta abbiamo fatto qualche gaffa, qualche errore, ma noi siamo una piccola televisione e cerchiamo di fare un servizio alla città. Io mi auguro che il 2020 sarà innanzitutto con la salute, certo. Lo auguriamo a Tonino, innanzitutto il nostro direttore, che è stato un anno travagliato, caro Tonino, però sì, ringraziando a Dio usciremo fuori e Tonino sta ritornando meglio di prima. Bisogna avere fede, bisogna avere, come posso dire, pazienza, perché sono quelle cose che abbisognano di tempo. Però Tonino, piano piano. Faccio gli auguri a tutti, una buona fine, buona inizio a tutti i nostri collaboratori che sono stati sempre vicino, sono vicino a noi. Partendo da Albino, tutti i ragazzi, includendo nei collaboratori Domenico che è la new entry, della nostra emittente. Ci auguriamo nel 2020 di fare un'ottima programmazione, già ci stiamo lavorando, speriamo di riuscirci nelle nostre piccole possibilità. Intanto vi auguro un buona fine e buon anno da ST Television, dall'editore Giovanni De Grazio e dal direttore di testata Tonino Amatulla. Ciao, vogliamo tutti bene. Un bacio e ci vediamo un altro anno se Dio vuole. Tonino. Sì, è certo. Ciao a tutti, a voi Albino e a fra gli auguri per voi. Allora, scusate questo piccolo incidente. Mi è caduta la penna perché scivola, c'ho le mani aspre. C'ho le mani ire da aspre. Aspri Alessio, va. Comunque, prima di cominciare la canzone, voglio dare gli auguri prima di tutto al nostro grande amico Gino del Gol del Caffè, a lui e a tutto lo staff, veramente che ci accoglie veramente con braccia aperte. Sentiamo, Tony, ci vediamo. Alla signora Giovanna, suo marito Michele, i suoi figli, do gli auguri e poi non dare gli auguri a tutti i nostri sponsor. Auguri, 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 auguri. Fate così che ci troviamo per voi e noi, va bene? Poi a chi gli devo dare gli auguri? Poi voglio dare gli auguri. A Giovanna Palaia. Ecco, a Giovanna Palaia. Che ci
a San Giovanni, tutti che ci ha ospitato pure lì due settimane al bar di Rovalesi. Revolution. Bar Revolution. E lo salutiamo, gli diamo gli auguri a lei, alle sue figlie, al suo marito e alla mamma e a tutti quanti, i zii e a tutti quanti. Va bene? Io vi auguro una buona giornata, poi do gli auguri anche a Domenico, alla sua famiglia, poi alla piccola Veva. Gli mando un bacio, che è una bambina speciale, poi al nostro amico qui Pasquale, che stamattina ci è venuto a trovare. Do gli auguri a tutta la mezza, ai parenti, ai fratelli miei, alla sorella, a tutti i nipoti, tutti quanti. Va bene? E poi voglio dare gli auguri pure a mio cognato Raffaele, della sua compagna, Angela. Vi voglio bene, divertitevi. Ok, e questa canzone la dedico a voi. Lo saggio che non ho più 20 anni, ma lo mio cuore ci ne dispiacere. Quei baccianella bella di Dio mi innamorai, sempre vicino a Dio io voglio restare. E mamma la rondinella, e mamma la rondina, mamma la rondinella dunque vuole se ne va. Fior di cucuzza, la donna 15 anni e mezza pazza, e dopo i 15 anni è pazza tutta, fior di cucuzza. Come ti pianto, non mi venire che t'amava tanto, che t'hai amata per passare un tempo, come ti pianto. Mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella dunque vuole se ne va. Spiccio di aglio, o mi venire appresso con ti buaggio, cade nella ricci come un ventaglio, spiccio di aglio. Fior di velluto, avevo un uccellino e mi è volato, avevo un grande amore e l'ho perduto, l'ho riveduto. Mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella dunque vuole se ne va. Acqua corrente, la pace voglio fare con mia amante, che quando mi ha lasciato era innocente. Acqua corrente, acqua di ruggia, ho visto cuore mio come s'arraggia, s'arraggia a poco si distruggia, acqua di ruggia. Mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella dunque vuole se ne va. Fior di limone, con la farina si ci fa il pane, e con le femmine si ci fa l'amore, fior di limone. Mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella dunque vuole se ne va. Mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella dunque vuole se ne va. Ok, grazie Domenico, grazie. Allora, mi sono dimenticato di dare gli auguri al mio compare Tonino Pellegrino, sua moglie Maria, la mamma di Maria Peppina, e poi i suoi fratelli Domenico e Francesco. Gli do gli auguri a tutti i figli, a tutti i nipoti, i nuori, che stasera sono lì a passare il Capodanno. Io vi saluto. Vi auguro una buona giornata, vi raccomando, giovani, divertitevi stasera, se sai che andate a discoteca al Vaglione, senza esagerare, vi divertitevi, che il 2020 deve entrare bellissimo, senza guai e senza niente, va bene? Io vi saluto e voglio dare gli auguri alla signora Rametta, Angela Rametta, che mi avevo dimenticato. Auguri, bella Angela, ti mando tutti gli auguri a te e a tutta la tua famiglia, va bene? Io vi saluto, ci vediamo sempre se Dio vuole, dopo le feste, e dopo Capodanno.
sempre qui a Gol del Caffè del nostro amico Gino. Ciao, ciao a tutti.